Ciao a tutti, ti meriti l'amore. Questa sembra un'affermazione superflua, uno dice, beh, è ovvio, è un'affermazione ovvia. In realtà non è così ovvia come le persone credono. O per meglio dire, spesso non viviamo l'amore, non riusciamo a vivere una relazione d'amore appagante perché abbiamo dei meccanismi inconsci, dei meccanismi inconsapevoli che ci mettono i bastoni tra le ruote, cioè dei meccanismi autosabotanti, per cui a un livello più profondo crediamo di non meritare l'amore. E il credere di non meritare l'amore significa non avere la possibilità di viversi l'amore. Il più grande nemico che noi dobbiamo affrontare non è esterno a noi, ma bensì è dentro di noi, perché i nemici esterni, tra virgolette, siamo strutturati per affrontarli, cioè dall'ominizzazione in avanti, diciamo, l'essere umano non ha fatto altro che fare guerre, diciamoci la verità, non ha fatto altro che combattere, non ha fatto altro che ammazzare, uccidere, quindi i nemici esterni li sappiamo affrontare, siamo strutturalmente, diciamo così, predisposti ad affrontare i nemici esterni. Il problema è che invece non siamo strutturalmente predisposti ad affrontare i nemici interni. I nemici interni sono molto più subdoli, e sono, come dire, carne della nostra carne, fondamentalmente. E quando parlo di nemici interni, parlo anche delle persone buone, tra virgolette, che ci circondano, delle persone care, non soltanto noi stessi. Già, come dire, un nemico interno che vedremo in questo video, dovremo imparare ad affrontare, sono le nostre istanze inconsce che remano contro. Ma non sono soltanto quelle, ci sono, diciamo, tutte le persone care, che sono introiettate dentro di noi. E quando parlo di persone care, parlo essenzialmente non dei genitori fisici in carne ed ossa, ma del pensiero genitoriale. Cioè il pensiero genitoriale continua a vivere dentro di noi, continua a essere attivo dentro di noi e continua a metterci i bastoni tra le ruote. Cioè nostro padre o nostra madre che ci dicevano non vali niente, sei il solito fallito, sei la solita fallita, non troverai nessuno che andrà bene per te perché ti comporti in questo modo. Vedi, esci con quella gonna così corta e non troverai nessuno che andrà bene, troverai tutti uomini che vorranno solo una cosa da te, ed è quella che è in mezzo alle gambe, e non vorranno niente altro. Ecco quindi che ragionamenti di questo genere, magari fatti dal padre geloso alla figlia adolescente, vanno a inibire questa ragazza. Cioè, è come se arrivasse un comando: tutti gli uomini da me vogliono solo una cosa, ed è quella che ho in mezzo alle gambe. Quindi, se voglio un uomo, devo dargliela. E nel momento in cui gliela dai, l'uomo non ce l'avrai, ovviamente, perché cioè, strutturalmente non riuscirai a coinvolgerlo, non riuscirai a sedurlo. E allora non è il fatto che tu la dai o non la dai, ma è il fatto dell'atteggiamento, quello che pensi di te stessa, quello che pensi di poter meritare a livello profondo. Perché darla o non darla, tutto sommato, cioè come dire, non è che questo che cambia il fatto se la dai a uno in più, a uno in meno, a 10 in più, a 10 in meno, questo no, a 100 in più, a 100 in meno, non importa quello. È l'importante quello che tu pensi nella tua testa. Se nella tua testa pensi che gli uomini vogliono solo quello e tu gli dai solo quello. E loro si prendono solo quello, tra virgolette. Si prendono solo quello e non ti danno altro. Questo adesso ho fatto un esempio, diciamo, mettendomi dalla parte di un pubblico femminile, ma lo stesso esempio vale mutatis mutandis, ovviamente, vale per quanto riguarda un pubblico maschile. Intanto saluto Elena, ciao Elena, buona serata. E vale per un pubblico maschile, anche i maschi spesso vengono castrati dalle figure genitoriali. Quando dico castrati intendo castrati, castrati psicologicamente, diciamo così, castrati emotivamente. E un maschio castrato emotivamente poi diventa anche castrato da un punto di vista fisico. Quanti maschi castrati ci sono? Credono
di essere maschi, in realtà sono soltanto dei castroni, diciamo così, uomini castrati, castrati emotivamente dai genitori. E quindi il credere, ad esempio, di non meritare l'amore fa sì che magari si rivolgono a delle escort, per dire, perché dicono tanto le donne, tanto vale pagarle perché non mi potranno mai amare. E quindi partono dal presupposto che le donne devono pagare. E poi magari non diviene neanche duro, tra virgolette. Questo è un altro discorso, diciamo, pagano per averlo mollo, va bene. E questo appunto succede spesso quando ci sono questi meccanismi interni che noi reputiamo interni, reputiamo frutto di un nostro pensiero, in realtà sono frutto di un pensiero genitoriale, cioè i genitori ci possono volere tanto bene, ma hanno, come dire, un po' in certo modo influenzato le nostre vite. Più nel bene e nel male. Uno dice sarebbe meglio nascere orfani, non dico che sarebbe meglio nascere orfani, però anche perché non servirebbe, perché il pensiero genitoriale è comunque, cioè le figure simboliche genitoriali sono dentro di noi comunque, e quindi anche se uno nasce orfano proietterà questi archetipi genitoriali, li proietterà, che ne so, sul maestro, la maestra, l'educatore o chi che sia, insomma. Quindi noi abbiamo questo meccanismo, che è il meccanismo proiettivo. Ma come dire, il motivo più significativo perché le persone non vivono l'amore è perché dentro di loro hanno dei nemici. Dei nemici che possono essere o frutto, diciamo, di istanze non governate, di istanze emotive non governate, o frutto, diciamo, di pensieri genitoriali non governati. Quando non riesci a governare un pensiero genitoriale, sarà il pensiero genitoriale a governare te. E, è ovvio che poi del pensiero genitoriale cosa resta alla fine? Come in tutte le cose, restano le cose peggiori. Cioè, i migliori sono i primi ad andarsene, diceva un vecchio detto. E anche a livello di pensiero, i pensieri migliori sono i primi che svaniscono. Mentre i pensieri peggiori, quelli più pesanti, sono quelli che restano di più, e restano di più per un semplice fatto, che danno un imprinting, perché l'emozione forte, l'emozione negativa forte è quella che continua ancora a sussistere. Allora bisogna imparare a sgretolare, a destrutturare, a distruggere, a ristrutturare, a modificare, a cambiare tutti ad abbattere tutti i vincoli interni ed esterni che condizionano la nostra vita, che ci impediscono quello che è un nostro diritto, quello di meritare l'amore, meritare la felicità, quello di stare bene poi fondamentalmente, perché poi alla fine la creatina tornasole è come ci si sente, cioè non ce ne sono altre di creatine tornasole se non come mi sento. È come mi sento che determina chi sono, e come mi valuto e come mi giudico, e come mi sento che determina l'autostima che ho in me stesso e la percezione che ho di me stesso, che determina se mi devo sentire bene o se mi devo sentire castrato, tra virgolette. Perché il pensiero genitoriale, dicevo, castra il maschio e da un certo punto di vista castra anche la femmina, castra anche la femmina, anche che si sente inadeguata nel suo ruolo di femmina, pensa di non saper sedurre e quindi, ad esempio, poi manifesta questo non riuscendo ad avere l'orgasmo, e quindi anche qua non ha l'orgasmo e può, diciamo, andare a letto con una mandria, diciamo, di Marines infogliati, diciamo così, ma tanto l'orgasmo non prova. E allora imparerà a fingere, la donna imparerà a fingere di provare l'orgasmo, inizierà a fare dei gemiti, diciamo, fasulli, che andranno ancora di più a confermare il fatto che non vale nulla come femmina, che è una femmina inadeguata, che non sa neanche godere, non sa neanche provare piacere. E allora come può valere qualcosa come femmina una donna che non sa provare piacere? E questo nasce dal fatto che appunto è stata castrata, diciamo così, dalle figure genitoriali che l'hanno in qualche modo penalizzata da quel punto di vista. E poi la sessualità spesso
La sessualità spesso è quello che si manifesta, diciamo, come punto debole quando le cose non vanno, la sessualità e l'affettività. Perché poi c'è la contromedaglia, ci sono quelli che sessualmente sono, che ne so, Rocco Siffredi e Messalina, per fare un esempio, e quindi non hanno questi problemi, ma non riescono a vivere l'affetto, non riescono a essere, diciamo, affettivamente soddisfatti. E perché la sfera, diciamo così, della sessualità umana in generale, cioè ci sta il sesso vero e proprio, cioè come dire, la penetrazione, l'agire in modo operativo, ma ci sta anche tutta la sfera dell'affettività. E per cui uno dei punti può essere, se c'è qualcosa che non va, può essere in qualche modo, diciamo, sofferente. Ma questa sofferenza nasce proprio dal fatto che noi crediamo, in modo, nascosto di non meritarci l'amore. E allora queste castrazioni vengono fuori. E appunto, quindi ci sono i maschi che vivono una sorta di, impotenza mentale e fisica, le donne che vivono una sorta di castrazione vaginale, diciamo così, mentale e fisica. E quindi non riescono ad orgasmare fondamentalmente. Però c'è il rovescio della medaglia, quelli che sono Rocco Siffredi e la Messalina, come dicevo prima, ma non riescono a trovare nessuno che gli dia affetto, non riescono a trovare nessuno che in qualche modo si coinvolga con loro affettivamente, che possa, diciamo, dare qualcosa, creare un'intimità, perché poi l'affetto è la creazione di intimità. E si generano, diciamo, queste due, come dire, potremmo dire problematiche, potremmo dire insoddisfazioni su un piano sentimentale affettivo, in tutti i loro risvolti, perché poi vai a cercarti proprio quelle persone che vanno a conclamare il tuo malessere, perché questa è un'altra cosa interessante. Anziché andarti a cercare le persone che annientano il tuo malessere e ti generano benessere, quando una persona vive una situazione di malessere, perché malessere non te l'ha mandato Gesù bambino, che un giorno si è svegliato e ha detto tu devi stare male e devi soffrire da quel punto di vista lì, te l'ha mandato una parte interna, te l'ha mandata la tua parte emotiva, allora agirai sull'esterno, perché noi produciamo la realtà esteriore nostra è semplicemente una proiezione della realtà interiore, produrremo una realtà che andrà semplicemente a confermare la nostra realtà interiore e ci sentiremo castrati anche da questo punto di vista. E l'unico modo per riuscire a ribaltare la frittata è andare a ristrutturare le credenze profonde su ciò che crediamo di meritare e ciò che crediamo di non meritare. E semplicemente andando a toccare queste credenze, toccarle vuol dire cambiarle, perché poi la credenza alla fine è qualcosa che sta nella tua memoria, non è, come dire, un arto mancante o un qualcosa che dici, boh, come farò a riattaccare quest'arto. È semplicemente un'interpretazione che inizialmente poteva funzionare della realtà che ti circondava, interiore e esteriore, e quindi andare a ristrutturare il modo in cui tu interpreti la realtà. E facendo questo, si ribalta la clessidra. Ciò che prima era penalizzante diventerà gratificante, cioè dove prima fallivi inizierai a riuscire magicamente, quindi inizieranno a funzionare le relazioni sentimentali, affettive e sessuali, cioè, inizierai ad avere una percezione di benessere, perché poi tutto alla fine si ruota intorno a questo. Come mi sento? Mi sento bene o mi sento male? Nel momento in cui arrivi a sentirti bene, vuol dire che la frittata si è ribaltata. E però questo richiede un viaggio interiore. In un'epoca di astronauti è importante imparare a diventare astronauti, cioè andare dentro di sé, accedere allo stato di coscienza che ti permette di raggiungere, diciamo, questi livelli. Possiamo farlo da noi, perché noi, cioè, nessun altro può fare il lavoro, cioè l'asino può essere portato alla fonte, ma non si può bere al posto dell'asino, quindi qualunque guida, qualunque maestro spirituale, chiunque ti può portare a capire qual è il meccanismo che ti permette di ribaltare la frittata, ma poi la frittata devi ribaltarla tu, altrimenti, come dire, e questo è anche un po' poi un retaggio della cultura che abbiamo oggi, spesso che si cerca la pastiglia miracolosa per cui che tu non devi fare niente, mangi solo una pastiglia e inizia a stare bene. Questa pastiglia non esiste, insomma, fondamentalmente
tutto ciò che vogliamo avere, dobbiamo conquistarci attraverso un percorso di crescita. E meno male che è così, perché questo può spingere alcune persone, non tutti, alcuni rinunciano, può spingere alcune persone a intraprendere un percorso di crescita personale. Questo è veramente molto importante. Spero di aver chiarito un attimino questo concetto del perché una persona non vive l'amore. Se non lo vivi è perché devi cambiare qualcosa dentro di te, non qualcosa negli altri, fondamentalmente. Poi il discorso è quello. E quello che devi cambiare sono le tue credenze nefaste, negative e pensieri castranti, genitoriali, che ancora albergano, che ancora vivono dentro di te. Puoi farlo soltanto se riesci ad entrare in contatto con la cabina di comando, diciamo così, la cabina operativa di comando della tua emotività. E questo è possibile farlo. Per questo video è tutto. Ricordo che questo weekend, 24-25 giugno, terrò a Savona un seminario di 2 giorni su ipnosi regressiva a vite precedenti, seduzione e programmazione neurolinguistica. Chi fosse interessato, il riferimento è il 333 1511 703. Saluto tutti, iscrivetevi al mio canale, a brevissimo ci saranno le estrazioni dei corsi, quindi iscrivetevi. Ciao a tutti, al canale YouTube ovviamente. Ciao.